Sì, è interessante proprio il fatto che giustamente ha sottolineato Ezio più volte, che la realizzazione di un progetto di questo genere comunque ha bisogno proprio di un coinvolgimento diretto, dei cittadini. Anzi, spesso è proprio la cittadinanza attiva che si fa, in primis promotrice proprio della realizzazione di percorsi di questo genere, anzi, così è stato, appunto nelle Alpi, appunto, in cui a partire da delle mobilitazioni, dall'impegno dei cittadini, è stato possibile proprio sviluppare questo percorso ed è una cosa molto interessante. Infatti, attorno comunque al concetto di bene comune, nasce sempre di più questa esigenza di partecipazione diretta, insomma, da parte della cittadinanza attiva. E quindi, sì, se anche Alessio Ciacci vuole aggiungere qualcosa in merito a quello che a quanto conta per proprio la realizzazione dei progetti legati alla gestione dei rifiuti, la partecipazione dei cittadini, insomma. Sì, assolutamente, non centrale ma determinante, diciamo, per il successo di queste belle buone pratiche che appunto il cittadino sia al centro di quello che è la programmazione, la progettazione di tutti gli interventi. Noi abbiamo scelto alcune strade per collaborare al massimo. Da una parte l'organizzazione di serate, incontri come questi, capandole 46.000 abitanti, ma in 40 frazioni, quindi in ogni frazione abbiamo fatto due o tre incontri, serate, come quelle che raccontava Ezio, per condividere appunto le strategie, per raccordarci, per migliorare anche, rendere sempre più efficace e efficiente il servizio, da una parte. Dall'altro, l'altro strumento assolutamente importante è stata la collaborazione con l'associazionismo locale. Tant'è che i bidoncini, i sacchetti, tutto il materiale informativo non l'abbiamo distribuito con i dipendenti dell'azienda, bensì con i cittadini. Sono stati i volontari dell'associazionismo locale, dove in ogni frazione abbiamo individuato l'associazione che aveva più volontari, fossero donatori di sangue, Legambiente, il Comitato Paesano, e sono andati loro con i loro volontari, con un contributo che noi abbiamo riconosciuto di 6 euro per ogni famiglia visitata, a fare questa operazione culturale che è appunto alla base di una buona riuscita di progetti come questi. Questo laboratorio ha creato entusiasmo, all'inizio in tanti dubitavano del nostro successo, c'era anche chi sperava in qualche fallimento, in realtà appunto i cittadini hanno determinato questi ottimi risultati e abbiamo continuamente alimentato la partecipazione sulla spinta di questi bei risultati, di questo entusiasmo e le ultime progettualità che abbiamo sviluppato sulla partecipazione sono proprio legate al bilancio partecipativo, quindi il massimo livello, diciamo, di trasparenza e di partecipazione per dare ai cittadini stessi la possibilità di decidere addirittura autonomamente come investire una parte consistente del bilancio dell'ente. L'anno scorso erano 400.000 euro, quest'anno in giunta ho conquistato altri 100.000 euro, saranno 500.000 euro, quindi che l'amministrazione comunale mette a disposizione dei cittadini perché loro decidano come investirli. L'anno scorso hanno deciso di investirli unicamente nelle strutture scolastiche, perché forse il mondo della scuola è stato quello che meglio si è riuscito a organizzare nella sua campagna elettorale, tra virgolette, nelle elezioni aperte a tutti, anche ai minorenni e agli immigrati, che avrebbero dovuto decidere quali opere fra tante poter effettivamente realizzare. Quest'anno vedremo come andrà il laboratorio e sicuramente sarà il secondo anno, i cittadini hanno già più l'idea di quello che è stata l'esperienza dell'anno scorso e quindi sicuramente è un cammino che costruiamo insieme per migliorare sempre di più, per ricostruire sempre di più una politica che non sia unicamente quella che vediamo degli scandali, ma sia quella che ognuno sente come propria e che ognuno si sente dover costruire per il bene della comunità. Grazie.